Piega le ali, Sin. Dover. L'emissario deve essere qui. Forse otterrò la lettera senza spargere sangue. Il bardo parlava di paladini addestrati. Non sarà uno scontro facile. Sì, i miei occhi. Vola, Sinin. Se rubassi la lettera senza uccidere l'emissario, eviterei molti problemi. Thank you.
supermanno scelto da Alfred è un Thane di nome Tedmund. L'abate Kinebert vorrà saperlo. Incontrerò Basim e l'abate a Folkenstein. Eivor, hai notizie? L'aldermanno del Kent sarà Thane Tedmund. Tedmund? Dio mi mette alla prova. È terrorizzato da voi danesi. Non lascia mai la fortezza di Rochester. Come potrò ottenere il suo favore se non si fa avvicinare? E da nessuno? Che dilemma. Per guadagnare la sua fiducia dovrai farlo sentire in debito. Della vita, forse? Va avanti. Un assalto alla fortezza. Un rapimento. Se tu lo strappassi al nemico salvandolo da morte certa, la sua gratitudine sarebbe... infinita. Mi darebbe cieca fiducia. Ma è più facile aprire le gambe di una suora di clausura che quella fortezza. Forse. O forse. Nascondi qualcosa, Basim. C'è una segheria lì vicino, vero? Beamsfield. Alfred investe molto nella difesa del Wessex e usa le nostre foreste a tale scopo. La segheria gli fornisce il legno. Tedmund si trova lì. Impossibile. Come lo sai? Si dice che Tedmund abbia rinunciato al suo esilio per supervisionare la fortificazione di Canterbury. Rapirlo in una segheria sarà più semplice che assaltare una fortezza. Ma il salvataggio non farà lo stesso effetto. Ne varrà la pena? Potrebbe funzionare. Sì. Sì. Portatelo ai megaliti. E Fulke? Quando avrò la lealtà di Tedmund, voi avrete Fulke. Andate. Io radunerò la banda dei salvatori. Faccio affari d'oro a Reculver e Tunbridge. Pagano bene per il tuo pescato. Chi? I monaci? Ogni tanto mangiano anche carne. Non credi in Gesù? Si limitano perché lui è morto per i nostri peccati. Eivor, resta qui. Non mi fido dell'abate, Basim. È egoista ed evasivo. Ci condurrà davvero a Fulke. L'abate è amico di Fulke, questo è chiaro. Finché non conoscerà i nostri scopi, avremo una possibilità. Esatto. Mi sovviene una storia, forse l'hai già sentita. Lo scorpione e la rana. È una favola? È un insegnamento. Lo scorpione vuole attraversare il fiume, ma non sa nuotare. Allora chiede aiuto alla rana. La rana accetta di trasportarlo sul dorso, a patto che lo scorpione prometta di non pungerla. Fammi indovinare, lo scorpione la punge lo stesso perché è la sua natura e affogano entrambi? Lo scorpione attraversa il fiume e punge un passante innocente uccidendolo. Via a migliaia di finali possibili, molti dei quali sono sorprendenti. Se l'abate non ci dirà dov'è Fulke, morirà per mano. E noi continueremo a cercarla. Un approccio moderato. Ah, preferisci agire nell'ombra. Beamsfield è più avanti. Fa strada, io ti seguirò. Spero che questa caccia dia i suoi frutti. Quando l'abate avrà la gratitudine di Tedmund, consegnerà Fulke. Non ci costerà altro che questo. Se quel superbo manterrà la parola. Ah! Non me ne ha fatto scappare!
Tanti uomini preferiscono alle mogli. Evitare gli ubriaconi per di giorno è uno dei motivi per cui non ho ancora marito. Se aspetti un marito sobrio, morirai zitella. Non fuggirai, cane rognoso! Smettila di guaire e vivrai. Vivrò! Oh, santi, aiutatemi! Il silenzio ti salverà, Tedmund. Il silenzio, non i tuoi santi. Se mi vedono, sarà un problema. Siamo l'uomo che volevamo. Non senti il sangue ribollire di eccitazione? Non preferisci agire nell'ombra? Un uomo, portarlo via velocemente e fuggire senza nessuno alle calcagna. Ci nascondiamo in piena vista, è così che facciamo. Ma solo fino al momento della vittoria, fino al colpo di grazia. Io preferisco agire e parlare con chiarezza. I sovrani che non lo fanno vengono spesso fraintesi. Ma in quanto capo, anche tu ammetterai. Fermi, danesi! In nome di Alfred, re di Wessex, vi ordino di consegnare nelle mie mani il suo leale servo. Sta lontano, cristiano, o il tuo uomo morirà per mano mia! Vi prego, non sono l'uomo che volete. Tienilo d'occhio, ci varrà una fortuna. Una mossa falsa e ti recido i tendini. Abbiamo il tuo uomo, ora finisci la tua commedia e vattene. Siete sicuri che sia Tedmund? Ha abiti nobili, ma è più basso e più grasso di quanto ricordi. Non sono Tedmund! Non lo sono! Lo giuro su Cristo in croce! Non sono Thane Tedmund! Cosa diavolo sta succedendo? Chi sei? Rispondi o ti sgozzerò e ti lascerò ai corvi. Shergar! Mi chiamo Shergar! Lord Tedmund mi paga una miseria per impersonarlo. Fratello Shergar? La prioria di Sant'Agostino è lontana. Oh, ho lasciato il convento molte lune fa, vostra santità. La vita monastica non faceva per me. Puoi comunque aiutarci, Shergar. Chiedi un incontro a Tedmund. Fallo uscire allo scoperto. A Tedmund non interessa ciò che dico. Ricevo ordini via lettere, mai di persona. Quasi non lo conosco. Non ci servi a nulla, dunque. Forse dovrei ucciderti, qui e ora. No. Un momento. Fammi pensare. Danesi! Per assaltare le mura servono danesi. C'è un campo di razziatori a est, da cui dovevo guardarmi. Agendo come Tedmund, ho ordinato ai soldati di catturarli. Forse riuscirete a fermarli in tempo. Se un'altra banda di danesi si unisse al nostro assalto,
Potremmo usarli come diversivo per entrare a Rochester. Se non verranno annientati prima. Io sono ancora Tedmund per i soldati. Posso parlare al capitano e far ritirare gli uomini. Un piano coraggioso. Le Norne tessono trame impossibili da districare. Il nostro viaggio a Rochester era scritto nel fato. Abate, resta vigile. Ti faremo sapere quando saremo pronti. E questo stolto sa troppo del piano. Fa di lui ciò che vuoi. Non rischierò che quest'idiota mandi tutto all'aria. Vieni, fratello Shergar. Forse è giunto il tempo di considerare un lungo voto di silenzio. Con un'armata di danesi potremmo prendere la fortezza. Me lo auguro. Una vespa va intrappolata col miele. Non è meglio agire con finezza? Lascio le astuzie a te, Basim. Le consideri una forma d'arte. Manovrare un uomo richiede arte e scienza, e ancor più difficile è convincerlo di non essere affatto manovrato. Shergar ha tradito in fretta il suo... Forse, o forse no. Non so leggere nel cuore di chi conosco da così poco tempo. Non la smetteva più di lagnarsi, come un moccioso. Hai poca pazienza con le cantilene stridule. Eppure, sopporto il tuo continuo squittio. Stavamo dicendo, Eivor. Eppure, sopporto il tuo continuo squittire. Lungo tutte le strade e i sentieri del Kent. Perché hai saggezza. E sai che la possiedo anch'io. Deve essere per questo. Siamo vicini al campo. Speriamo ci siano danesi sufficienti per un assalto. Altrimenti il gioco dell'abate si complicherà. Dobbiamo la vita, amico. Quei sassoni bastardi ci avrebbero uccisi tutti. Sì, sareste morti. Ma ora potrete vendicarvi. Marciate con noi su Rochester. Prosciugatela dei suoi tesori. Lo faremmo volentieri, ma non siamo abbastanza per abbattere quelle spesse mura. E non abbiamo alleati nell'Wessex, non se l'obiettivo è assaltare dei loro compatrioti. Ci rivolgeremo alla merce. Giedrich ci fornirà la nostra orda vichinga. Manderemo un messaggio nell'Oxenfordshire. La Mercia sarà felice di combattere il Wessex. Come ti chiami, guerriera? Runa e Gilsdottir. Ci servono navi, Runa. Abbiamo una piccola flotta sul fiume, ma una catena sbarra l'accesso alle mura di Rochester. Rimuoverò la catena e le vostre navi passeranno. Prendi le armi e le armature dei caduti. Serviranno a Giedrich e ai suoi per celare le loro origini merciane. Ai miei guerrieri è stato negato il Valhalla. Non posso permettere che le loro armi vengano donate ad altri sassoni. I tuoi guerrieri sono eroi. E le loro armi li glorificheranno. E con la vittoria renderemo loro giustizia. Placherai i loro spiriti inquieti, lo prometto. I tuoi uomini indosseranno le armature. Qual è il nostro piano? In mattinata andrai a Buckingham e ricorderai a Giedrich la sua promessa. Quando avrai la sua parola, incontriamoci sulla riva presso il porto di Rochester, con le navi. L'abate Kinebert dovrà essere avvertito. Gli servirà tempo per radunare un drappello. Runa, è compito tuo. Prima che tu parta, ti dirò dove incontrarlo. È tutto sistemato. Alle luci dell'alba partirò. Bene, così avremo il tempo di bere. Sei spinto lontano, seguendo i tuoi doveri. È questa la vita di un occulto, un viaggio eterno. La mia storia è inusuale, ma il credo viaggia. I nostri ideali sono universali.
Esiste un luogo che chiami casa? Una vera casa? No. Strano. Per me la casa è la famiglia. Ma non ho una famiglia. Nessuno. Neanche Hitam. Genitori, fratelli. Tutti morti. Io ho perso i miei genitori quando avevo 9 inverni. Senza Sigurd non... non avrei nessuno. C'è sempre un legame indissolubile. Già. I figli ti confondono. Portano grandi preoccupazioni e una gioia immensa, quasi da fermare il cuore. E se ti va bene, ti rimpiazzano. A me è andata male. Avevo un figlio. Mi manca da impazzire. Anche ora. Mi dispiace, Basim. Mi è stato portato via. Da un uomo fidato. Un amico, un mentore. Un uomo in cui credevo ciecamente. Ma un uomo fidato può prenderti tutto. E lui se l'è preso. Ogni cosa. Rochester non sarà una facile conquista. Ma è ora di prepararsi. Devo essere visto in quest'area.
Devo liberare questo forte e rompere la catena per far passare le navi. Il meccanismo sarà all'interno. Senza la catena, Ghidric e le navi passeranno.